Faremo le solite attività di comunicazione, stampa e social, e ovviamente, laddove possibile, presenteremo anche sui media più tradizionali questa importante applicazione, che consente di avvicinare il cittadino ad un gioco sicuro e legale. Si attende un'adesione massiccia dei cittadini? Guardi, è un strumento difficile, non semplice da comunicare e da adottare magari. Io mi auguro che anche grazie alla comunicazione ci sia una vicinanza. In diversi studi su come il cittadino italiano rispetta le regole del codice della strada, si può capire che possa essere non facile il ricevimento di una simile applicazione, ma noi faremo in modo di farlo diventare facile e accessibile. Dottor Reggio, le segnalazioni ci saranno anche, sarà possibile con l'applicazione fare segnalazioni, questo successivamente avverrà? Le segnalazioni per farle abbiamo bisogno di un provvedimento normativo che oggi con grande positività e costruttività il sottosegretario con delega sull'agenzia ha annunciato, e di questo siamo tutti molto lieti. Perfetto, dal primo gennaio si è capito che potrebbe essere. Se va in legge di bilancio sì. Grazie a te.